zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, come state? Allora, nuovo video, che griccio. Aspetta se parlo piano, però mia nonna è di là che sto dormendo. E niente. Allora, io sono qua che sto facendo colazione da prima. E niente, ho preso anche un bel caffè. Sto prendendo il mio ultimo goccio di latte. E questo è un altro video di griccio. Dunque, io ho sentito che dalle vostre parti tra un po' ci sarà, non lo so, brutto tempo, non ho idea, però ho sentito dire così. Speriamo che mi si attegnano, perché se vorrei andare al mare, comunque vabbè, niente. Quindi non saprei più. E niente, questo vestito, anche questo mi è stato trovato da mia nonna ed è bellissimo, mi piace davanti, mi va strapendo, oggi sono state tremando, siete sul tavolo della cucina stavolta, e niente, questo è. Quindi ragazze, che dirvi, oggi come oggi stavo pensando di fare un video vlog, ma non so se lo faccio durare molto o se non lo so, ragazzi, si vedrà, non ho idea. Aspettate un secondo. Allora, qui volevo posizionare il cappelletto in un'altra maniera, ma non lo so, aspettate. Allora, ecco, vi devo mettere forza così, perché se vede il cappelletto uno poi si altera, perché nasce le riprese, è ovvio, giusto, mi sembra giusto così. E niente, allora ragazze, vi ho messo un po' più in basso, ma chi se ne, tanto poi vado a riprendere anche di là. E niente, per adesso mi bevo un goccio di latte e poi faccio altre cose. E niente, faccio vedere il mio outfit. Aspettate un attimo, un secondo, eccomi, vi faccio vedere il mio outfit. Vedete, eccolo qua, il mio vestito per stare in casa, ovviamente non lo porto mica fuori, e questo è il mio outfit da casa, ovviamente. Nel frattempo di qua stavo guardando, volevo lavare i piatti, ma c'è poco da lavare, e comunque vabbè. Viene questo signor sul fianco, ci vediamo dopo, dai. Allora, sono le 7:32 e niente, quindi eccomi qui, e non lo so, mi sa che mi sono messa a posto e poi alla mia persona, e poi ovviamente non so, aspetto che si sveglia mia nonna,
che sono le 7:32, sì. E 33 adesso. E nulla. Contando che ieri ho guardato un sacco di cose belle in televisione, a partire da come si chiama il film di Lo Matteo, bellissimo quel film, è una serie TV, non so come dirla, comunque non è una serie TV, è una soap, no, una fiction, scusate, no, mi sono confuso, di una fiction. E poi mentre guardavo la fiction mi sono guardato i vostri video, non dico tutti in fila perché il tempo è poco ed è quello che è il tempo, quindi per l'appunto non mi sono guardato tutto i vostri video, ma alcuni sì. Ho guardato quello della Eli, non è Eli, Elisabetta, un'altra Eli, Eli Valsecchi pare si chiama, sì, pare che sì. Poi mi sono guardata il canale di Matilde Baldi, il canale della Stefi e il canale, scusate i rumori, ma non ci posso fare niente perché ho aperto le finestre perché non si può stare più, troppo caldo, non te la posso fare a resistere con le finestre chiuse e le porte chiuse, quindi ho dovuto aprire tutto, cioè, da come facevo colazione e tutto il resto, comunque non vi preoccupate e niente. Quindi vi stavo a dire che cosa? Matilde Baldi e tutti gli altri canali che mi piacciono molto, come il canale della Stefi, Marco Isidoro, tutti quelli. Se riesco ve li linko tutti nell'info box, se riesco, non è detto, però ci provo a ricordarmelo. Provo a ricordarmelo e volevo mettere anche tutte le descrizioni dei miei video, tutta la descrizione dei miei video, anche negli altri video, ma non so quando lo farò più e mai, perché non è che è stancante, però chi vuole lo guarda, che no, non lo guarda i miei video, non voglio visualizzazioni forzate, quindi vabbè, cioè, e niente. Quindi mi sto guardando appunto i vostri canali YouTube e adesso per giunta sto guardando ancora il canale di Valsecchi stamattina. Poi ogni tanto spiccio su Instagram, su TikTok ci sto stando poco e niente, però ogni tanto ci vado su TikTok perché c'è anche un profilo su TikTok, se non lo sapete, mi chiamo Melania Beauty e Makeup, o Melania Makeup e Beauty, qualcosa del genere, casomai vi linkerò anche quel canale lì di TikTok nell'info box, andate, cliccateci se vi interessa. E poi cos'altro dirvi, queste settimane sono tutta impegnata, quindi non so fino a quanto riuscirò a registrare i video e niente, questo è quanto. O cosa devo dirvi? Ah sì, ho un sacco di ricordi in mente che è una cosa impressionante, ricordi di quando ero piccola che ogni tanto mi vado a guardare, tipo le foto di famiglia o anche perché no mi ascolto le musiche di quando ero piccolina. E tra l'altro ci sono anche cresciuta, perché mi sono cresciuta con le canzoni, tipo Zucchero Fornaciari, Zucchero Fornaciari con Donne, bellissimo quella canzone, Donne, bellissimo. Poi bellissimo, 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 veramente. Poi sono cresciuta con Cristina D'Avena è fantastica, adoro Cristina D'Avena. Dopodiché sono cresciuta con Lupin che è un cartone animato che è bellissimo, un cartone animato poliziesco. E infine sono cresciuta anche con Sailor Moon, che tra l'altro anche ho preso lo zaino di Sailor Moon, mi è stato regalato dai miei nonni, bellissimo. Vi ripeto, se mi sentite parlare così a voce bassa,
perché non voglio svegliare mia nonna, ma penso che tra un pochetto si sveglierà ancora sentendomi parlare così. Però vabbè, ce ne facciamo una ragione. E niente, il video penso che speriamo che diventa più lungo possibile. Perché oggi ci sarà una giornata intensa, non so quanto sarà intensa, ma ho bisogno di raccontarvi più cose, cioè di farvi venire con me nella giornata, anche se non venite direttamente con me, però vi racconto strada facendo, come dice Claudio Baglioni, tutto ciò che faccio oggi, non ve lo faccio vedere, metto ogni top, sì, ciao. Come no? Ogni tot stoppo il video e poi mi riprendo quando ho finito di fare altre cose. Oggi mi dedico molto ad altre cose oltre che al canale, però mi dedicherò. Dovrei pulire e fare coso, anche se non voglia, ma lo farò senz'altro. E niente. Adesso sono le... aspettate. Sono le 7:43, già. Le 7:43 e non ho ancora messo le gocce degli occhi, il collirio. Ho preso tutti gli antidolorifici di questo mondo, però per quanto riguarda i denti, che poi non le sto più prendendo perché ho smesso solo oggi di prenderli. No, vabbè, in realtà è da un bel po' che l'ho smessi perché se continuo con gli antidolorifici mi spacco lo stomaco, non è il caso. Anzi, sto andando più che altro dal dentista. Anche lì ho smesso di andare dal dentista, però dovrei andare a tempio. E tra l'altro oggi mi devo anche informare, e dico informare, se c'è un pullman per tempio, perché non lo so, se non c'è è un bel casino. O per Olbia, non lo so. Si vedrà. Cioè, è così. E niente. Ma mia nonna oggi ha preso il balzo, il palla al balzo, come si dice, la palla al balzo. Non si sveglia più, che è strano un po'. Ah, è quasi ora, sono le 7:44, anche se non proprio. Se non proprio quando si sveglia. Eh sì, se avete capito bene. Sono ancora sonnata. C'è ancora un po' di sonno, ma non importa, mi devo anche svegliare in qualche modo. Cioè, mi devo proprio svegliare. Ma che chiasso che stanno facendo questi? Io vorrei sapere che cavolo stanno facendo là fuori. Se tenete controllo. Non si vede niente, boh, non lo so, si stanno combinando. E dall'altra parte della casa nostra, boh, non ho idea. Non ho idea di cosa stanno combinando. Aia, mi stanno venendo i fricolini, i formicoli ai piedi. Che fastidio, ah. No, non sto scherzando, ragazze. Cioè, fanno quelli a questi piedi. Boh, vabbè. Non vi so dire che chiasso è, da dove viene questo chiasso. Ho proprio tanto sonno, eh. Lo so, non è bello mettermi a sbadigliare, ma che ci posso fare? Aspettate. E mentre, ragazzi, tra poco io chiudo perché... aspettate che... Allora, dicevo, io tra poco chiudo il video perché si è fatto anche troppo lungo e ci si becca nel prossimo video. Sto ciuffo, non lo sopporto più, vabbè. Quindi ci vediamo nel prossimo video trucco, se mi riesco a truccare. E niente, come sempre seguitemi su tutti gli altri social, a partire da Facebook, YouTube,
vabbè, scrivete lì se vi va, se vi fa piacere, senz'altro, senza forzature, ci mancherebbe solo quello. E, se volete mi su TikTok e Instagram come YouTuber Melania trattino basso 8 trattino basso 8 8, ok? E niente, TikTok vi metterò il link nell'info box di Instagram e Facebook e appunto anche il mio canale YouTube per chi volesse iscrivervi a fare lo schermino, iscriviti. E niente, e noi ci si becca al prossimo video. Ah, a proposito, oggi avevo intenzione di fare tante altre cose, come per esempio, non so se devo fare commissioni fuori o che cosa, non ho idea di cosa mi farà fare mia nonna. Cercherò di impegnarmi, non al massimo, farò quello che posso, ovviamente. Perché non so se, per chi lo sa, per chi non è nuovo del canale, o è nuovo, anzi scusate, per chi più che altro è nuovo del canale, ci tengo a ribadire che io vivo con mia nonna, però sono da anni che, dal 90 al 91 che vivo con lei, 24 ore su 24, non posso lavorare e non devo lavorare perché sto bene così. Quindi, niente, ragazza, lo so, e lo so che non mi devo giustificare, ma perché mi sembra ovvio che se non ve lo dico non lo saprete mai. Però non mi posso permettere di lavorare perché non sto bene. Però vabbè, il resto come vedete adesso, come adesso, sembra che sto bene, non c'è nulla, però non posso lavorare perché non sto bene, ragazzi. Quindi se faccio YouTube, YouTube non è un lavoro per me, e lo ribadisco, è un hobby, una passione. Hobby in inglese vuol dire, per chi non lo sa, lo sa, lo dico per quelli che non sono tanto esperti di inglese, ma ne dubito, ne dubito. YouTube per me, lo dico in italiano, è una passione, non è un guadagno, non mi interessa guadagnare. Se le visuali arrivano bene, sono buono, pace, amen. Non muore nessuno. E per quanto riguarda invece cantare e fare altre cose, se riesco a portare qualche vlog, caseccio, dove io canto e dove io chiacchierò, tra il chiacchierare e il cantare. Non so neanche a me cosa mi uscirà fuori, ma sempre ci posso provare a cantare. Non lo so neanche se mi uscirà bello o brutto, che sia, però voglio provare a cantare. Lo so, la voce non è il massimo, perché ho una voce che dà sonnolenza, però perché mi segue pace, perché no? È libero di guardare altri canali YouTube. Io non sono l'unico canale che c'è sulla faccia di YouTube, quindi perché dovete seguire per forza me se c'è altri canali YouTube? Ragazze, questa è la vita, e o prendere, prendere o non prendere, accettare o meno. E niente, ti sto esagerando anche troppo. E, che dire, noi ci si vede al prossimo video, che ne dite? Questo video non so se tagliarlo o meno, ma ci provo, non lo so, vediamo. Ciao. Ah, mi raccomando, seguitemi. Se vi va, non per forza dura anche lì. Ciao. Click on zombie apocalypse.